Il giardino di Matisse. Un giorno l'artista Henri Matisse ritagliò un uccellino da un pezzo di carta bianca. Aveva una forma semplice, ma gli piaceva così tanto che decise di non gettarlo via. L'attaccò allora a una parete del suo appartamento per nascondere una macchia. L'uccellino sembrava sentirsi molto solo. Così Matisse ritagliò altre forme che lo raggiunsero sul muro. Ritagliando dal foglio bianco una forma dopo l'altra, cominciò a pensare a un viaggio che aveva fatto tanti anni prima nell'isola di Tahiti. Le forme assomigliavano agli uccelli, ai pesci e alle alghe che aveva visto laggiù. Ben presto le pareti si riempirono di forme, di piante, di animali. Le figure sembravano volare e galleggiare, ma non raccontavano l'azzurro luminoso del cielo o il blu profondo del mare. Così ricominciò da capo. Questa volta attaccò le sue forme a dei fogli dipinti di azzurro e di blu. Quando si accorse di come il colore dava vita alle sue forme, si fece aiutare a dipingere dei fogli di tante tonalità, dal rosso al giallo, fino al viola. Invece di usare solo la carta bianca, ora avrebbe ritagliato le sue forme direttamente nel colore. Provò a mettere una foglia rosa su uno sfondo arancione e una foglia verde su uno sfondo nero. Ritagliò allora tante foglie di varie tonalità e le appoggiò su sfondi di colori diversi per sperimentare armonie e anche contrasti, cioè il modo in cui i colori giocano tra di loro. Con i colori, ciò che più conta sono i legami, cioè come stanno assieme, pensò Matisse. Matisse tagliò e ritagliò. La carta avanzata cadeva sul pavimento. Si accorse che ogni forma che ritagliava ne creava un'altra e invece di gettare i resti, li prese e li aggiunse alla composizione. Non erano affatto scarti.
Alle volte ritagliava forme semplici come i quadrati, ma non appena le combinava nel modo giusto, ecco che prendevano il volo come uno sciame d'api. O trasformava oggetti comuni in composizioni di forme semplici e ripetute. All'inizio i suoi ritagli erano molto piccoli, poi divennero grandi e poi ancora più grandi. Grandi come un'intera parete. Un tratto Matisse esclamò felice: ho creato intorno a me un piccolo giardino nel quale posso passeggiare. E per il suo giardino Matisse ritagliò un uccellino da un pezzo di carta blu.